Professoressa, perché sì al referendum? Perché ritengo che ci siano in questa riforma tanti aspetti molto positivi, tra cui forse il principale è quello proprio della distribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni. Credo che le Regioni non abbiano ben utilizzato il potere che hanno avuto nel 2001, che cambiarlo non vuol dire malinterpretare lo spirito della Costituzione, perché comunque è stata una riforma fatta nel 2001, e credo che tornare indietro e riaccentrare delle competenze sia solo positivo per il godimento dei diritti uniformi in tutto lo Stato. Senta, tra le obiezioni che fa il Comitato per il No c'è per esempio il fatto che i senatori saranno scelti tra consiglieri regionali e sindaci, e si dice che quello diventa un doppio lavoro e così si finisce col fare male l'uno e l'altro. Più parlo con i consiglieri regionali e con i sindaci, più mi rendo conto che i consiglieri regionali e i sindaci non solo seguono già esattamente puntualmente i lavori del centro, ma si recano talmente spesso a Roma che andarci anche per andare al Senato non sarebbe certamente un aggravio. E invece è molto importante che le istanze locali passino direttamente attraverso un organo legislativo come il Senato, anziché procedure opache come quelle della Conferenza Stato-Regioni o altre. L'ultima domanda che la faccio invece sulla questione del risparmio, no, di cui si parla. Alla fine dice si risparmiano soltanto 50 milioni di euro, quindi tanto valeva a questo punto o abolire completamente il Senato e quindi non avere solo una Camera, oppure una riforma così con questo Senato non serve. Il suo parere da costituzionalista? Il mio parere è che secondo me il risparmio che è stato indicato è solamente il risparmio dell'indennità del Senato. Ci sono tanti altri risparmi connessi al funzionamento della struttura del Senato che sono stati quantificati e sono altre decine di milioni. Ci sono risparmi ulteriori dall'abolizione vera delle province che, uscendo dalla Costituzione, definitivamente vengono abolite. Ci sono risparmi derivanti dall'appiattimento della riduzione dei compensi dei consiglieri regionali a quelli del sindaco del capoluogo, quindi questi solamente per citare i più evidenti. Ci sono risparmi poi nell'efficientamento delle procedure, nella riduzione del tempo che la Corte Costituzionale passa per risolvere i conflitti Stato-Regioni e potrà occuparsi di cose ben più serie e ben più importanti.